Gli uomini di Remer, gli uomini di Fagan, è un campo di battaglia. I mainframe sono nel silo abbandonato sotto il magazzino. Ci si arriva attraverso un labirinto di cunicoli. Dal magazzino 76 scendi con un ascensore. Quando sarai nel silo ti serviranno i codici d'accesso al computer. Richard Erickson li conosce. Era il responsabile Farcom per l'Europa. Deve essere là sotto. Dove lo trovo? Fagan stava organizzando un nuovo ufficio spedizioni, ma quello vecchio era al secondo piano di uno dei magazzini. Devo identificare tutti i dispositivi biologici in modo che non vengano spediti. Quanti portatori del virus? Non lo so. Ci sono decine di magazzini laggiù. Non avrai tempo per perquisirli tutti. La Farcom ha sviluppato un'apparecchiatura per rilevare il virus a distanza. Erickson deve averne una. Rian, prova ancora a contattare Marcus. Mara, ti conviene aver detto la verità. Tienila d'occhio, Rian. Mentre laggiù si ammazzano tra di loro, dovresti riuscire a passare inosservato e fare il tuo lavoro. Ma sta attento. Erickson, muoviti. Chi sei? Cosa vuoi? Faccio io le domande. Mi servono i codici per accedere ai mainframe del silo. Ti giuro che io non ho quei codici. Conterò fino a tre, poi premerò il grilletto. Non ho i codici! Uno. Due. Va bene, ecco, sono qui. Fermo. Se muovi un solo dito prima che sia tornato, ti ammazzo con le mie mani. Lo scanner ti servirà per trovare gli infetti. Ho trovato e identificato un contenitore del virus. Non so cosa avesse in mente Fagan,
ma ne aveva abbastanza da annientare un intero continente. Sto tentando di localizzarlo usando satellite spia della NATO, ma i computer dell'agenzia devono essere bloccati. Niente paura, sono coperto qua giù.
Осторожно! Ah!